Buon samurai a tutti. Oggi, cari ascoltatori e lettori della nostra rivista, che ha ormai 44 anni e 6 mesi, è il maestro Alessandro Colonnese, presidente dell'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale. È un'occasione un po' particolare. Abbiamo avuto in questi 3 mesi, questi 100 giorni operativi, contatti con oltre 16.000 persone. La cosa ci ha galvanizzati al punto che Samurai Channel dal 1 di settembre sarà in diretta nazionale sul canale 231 Welt TV tutti i martedì dalle ore 18 alle 19 e in ribattuta il sabato dalle 15 alle 16. Quindi è stata un'iniziativa, un'idea, una volontà di completare quello che è il nostro tipo di contatto pubblico e praticanti di un certo valore. Voi sapete che l'ultimo grande inserto su 24 ore di qualche anno fa portava che l'Italia, in Italia praticano circa 1,5 milioni di persone nelle arti marziali. Io credo che saremo su 2 milioni di persone che praticano. Siamo una realtà poco valorizzata, e diciamo che è talmente poco valorizzata che addirittura il Ministero dello Sport, che si sta dando da fare in questo periodo per un nuovo decreto legge per riordinare lo sport, cose che io sento da 10 anni, dal 2000 per esattezza, nel periodo della ministra Melandri a oggi, e con risultati che veramente non è che ci abbiano aiutato. Ancora due parole politiche, perché la politica è importante. Con la buona politica si fanno i palazzetti, con la buona politica si hanno località per poter praticare, con la buona politica nascono le varie possibilità. Purtroppo non abbiamo una buona politica, tanto è vero che i palazzetti non ci sono. Una città come Milano non ha uno stadio, ad esempio, che è caduto con la neve, non è stato più ricostruito. Il massimo è il Paralido con 4.500 posti, e parliamo di Milano, quindi figurarsi nelle altre località italiane. Rimaneva il grande impegno delle palestre scolastiche. Il coronavirus è riuscito a darci l'ultimo colpo nella schiena, perché le palestre, una buona parte, verranno utilizzate per allargare le aule, e quindi si perde la possibilità di praticare arti marziali, perché basket e pallavolo avranno la precedenza come al solito. Quindi tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni per guadagnare spazio all'interno degli istituti scolastici l'abbiamo perso. Ma da qui a settembre da noi tutto è possibile e niente è impossibile. È vero che la politica è l'arte del possibile, ma siccome nessun politicante usa le dimissioni, quindi come tale dovremo adeguarsi a questa gente che rimane lì in attesa di nuove vicende. Mi è piaciuto che il ministro si sia arrabbiato in un certo senso, dicendo che nel mondo dello sport ci sono presidenti che sono lì da 20 anni. Beh, se guardiamo il Parlamento c'è gente che, secondo me, che non ha mai lavorato, non sa neanche cosa vuol dire la parola lavoro, e magari diventeranno ministri anche del lavoro, questo è sicuro, perché meno uno fa, più ha qualche vantaggio per fare carriera. Ma lasciamo stare i discorsi parlamentari, perché ne abbiamo tutti a sufficienza, e entriamo nel merito della nostra trasmissione di oggi. Oggi parliamo di Kung Fu. Kung Fu è una parola grande. Kung Fu vuol dire lavorare duro, Kung Fu vuol dire tante cose e anche niente, se vogliamo. Bisogna fare dei passi indietro e di qualche secolo, verso il quarto, il quinto secolo, un
personaggio che chiamiamo Bodhidharma o Daruma, Taishi per i giapponesi, Tamò per i cinesi, litiga giù nella parte bassa dell'India, nella zona di Trivandrum, litiga con il Rajà e si era già visto la sua testa appesa a qualche lancia fuori dal suo tempio, parte e va in Cina. E si racconta che in questo suo viaggio in Cina, che è durato anni, chiaramente, quindi non c'era l'Italia, ad esempio, altrimenti non sarebbe neppure arrivato, e quindi quando arriva in Cina si mette in preghiera oppure in grande adorazione e studia i primi passi di quello che noi chiamiamo oggi Shaolin. Shaolin era una serie di grandi tempi, non era uno solo il tempio di Shaolin. Shaolin rappresenta il tempio della giovane foresta. La zona di Hanan si dice che era il più grande, ma ce n'erano tanti. E tanti erano gli stili, stili del nord, in un certo tipo, e stili del sud, molto più forti, molto più massicci. Quindi solo dire Cina e solo dire stili già ci stiamo allargando. Quindi lasciamo subito la parola ad Alessandro Colonnesi, poi ritorneremo sui nostri passi lungo la storia. Caro Alessandro, Samurai per molto tempo, in un certo senso, ha lasciato un po' parte il Kung Fu, perché per motivi diversi, quindi non per volontà del giornale, ma neanche per vostra cattiva volontà. Diciamo che in entrambi i casi non c'era un motivo. Ora, dopo questa lunga pausa, Samurai riprende le pubblicazioni e addirittura a settembre apriremo con un inserto fisso dalle 12 alle 14 pagine, giusto, caro Alessandro? Bene, Esatto, allora, esatto. mentre parli di te stesso, ti presenti con tutte le cose che hai fatto, con con questa tua barbetta, giusto, da magistrato di, cioè, i famosi libri, no? Sulla storia del magistrato di, questo magistrato cinese nel periodo dei Sung, che andava a girare, eccetera. Un olandese scrisse questi libri, e perché Sì. dall'Olanda c'era il famoso piatto i famosi piatti che venivano da Cina in Olanda, Inghilterra, eccetera, e questi erano l'impegno politico del Kung Fu cinese. Allora, prendi la parola e Alessandro il Bene. Grande, vai tranquillo, su tutta la linea. Perfetto. Allora, intanto un saluto a tutti gli amici delle arti marziali, ma soprattutto agli amici del duro lavoro, visto che parliamo oggi di Kung Fu tradizionale. Intanto rivolgo un saluto speciale a Giacomo Sparta Robertoletti, che conosco da credo ormai più di 40 anni, anche perché lui è stato un po' il mio mentore per quanto riguarda soprattutto il mio trascorso marziale, quello di molti di noi, anche perché la rivista era quella che noi seguivamo sin da ragazzini e ci dava praticamente aumentava la forza e la passione che appunto avevamo nel praticare le nobili arti marziali. Quindi lo ringrazio per avermi ospitato e lo ringrazio per avere ancora questa grande forza e questa grande energia e soprattutto questa grande cultura, perché Spartaco è un contenitore di saggezza e di sapienza e di cultura. Ha parlato di Kung Fu in pochi minuti, raccontando praticamente, facendo diciamo un po' di storia importante. Quindi non finirò mai di ringraziarti, Spartaco, per quello che hai fatto per le arti marziali e soprattutto per quello che continui a Questa è fare. una sviolinata, una Quindi, no, no, sviolinata. no, questa era una cosa È che vero che io. sono cremonese, quindi da noi i violini sono di casa, però non No, guarda, esageriamo. davvero è quello che penso dal profondo del cuore, anche perché non ti sentivo, diciamo, non ti vedevo da molto. Quindi, a parte il piacere di rivederti, ma è quello che davvero penso io, ma è quello che pensiamo un po' tutti,
diciamo, gli appassionati delle arti marziali. Sei un bel pezzo di storia, quindi queste cose vanno dette, giusto merito. Quindi, Alessandro Colonnese, il magistrato, come dice Spartaco, del Kung Fu, diciamo, una bella storia da raccontare. Non ve la racconto tutta perché sennò staremo qui fino a non so per quanto tempo, ma vi dico, diciamo, le cose, i punti salienti della mia storia. Mi chiamo Alessandro Colonnese, sono un praticante da oltre 50 anni, insegnante di arti marziali e sport da combattimento, ma soprattutto specializzato nel Kung Fu tradizionale, e insegno da oltre 35 anni. Sono il fondatore e il direttore tecnico del Tempio delle Arti Marziali, che conduco e dirigo da 15 anni, e soprattutto ci tengo a dire che sono il fondatore e il presidente dell'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale, che è appunto l'associazione e l'organizzazione che rappresento e che qui oggi sono appunto il nome e per conto di questa sigla e di questo direttivo che oggi saluto qui e rappresento. Quanti sono i membri attuali della tua unione del Kung Fu tradizionale? In termini di numeri? No, in termini di gruppi, diciamo, non di numeri. Sì, di gruppi. Abbiamo praticamente oltre 200 club e 10.000 tesserati. Beh. Praticamente siamo riusciti ad avere questi numeri in 8 anni, quindi io credo che siamo, diciamo, poi riusciti a realizzare quello che era un po' il sogno, diciamo, nel cassetto, in parte lo abbiamo realizzato, quello di unificare il Kung Fu in Italia. Questo era, diciamo, il sogno vero di noi amanti delle arti marziali cinesi. Lo abbiamo realizzato in parte, ma stiamo continuando a promuovere lo sviluppo del Kung Fu tradizionale, soprattutto sotto il profilo e l'aspetto dell'area tradizione e cultura, quindi di quello che è, secondo me, a mio avviso, l'aspetto più importante e che a volte è messo, diciamo, da parte per motivi sportivi, perché chiaramente noi poi, ecco, tra l'altro la nostra storia ci ha visto protagonisti per 30 anni, sono stato 30 anni nella federazione ufficiale, ricoprendo tra l'altro anche diversi incarichi prestigiosi, e l'ho fatto con grande passione e con grande ardore, però poi purtroppo ci siamo accorti che amavamo molto di più la tradizione e la cultura dell'arte marziale, che purtroppo veniva penalizzata dall'aspetto sportivo. Chiaramente le federazioni si dirigono verso il medagliere, il famoso medagliere, l'aspetto sportivo è quello più importante, è un po' il fulcro, e quindi chiaramente noi siamo stati penalizzati. E all'epoca, 8 anni fa, decidemmo insieme di fondare appunto una comunità di artisti marziali dediti soprattutto alla tradizione e alla cultura. E quindi è nata l'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale. Da questo momento in poi chiaramente abbiamo strutturato un progetto molto ambizioso e importante che ci diversifica dagli altri. Abbiamo creato delle aree di pratica e di interesse, abbiamo creato 5 aree dove praticamente in ogni area qualsiasi associato o appassionato può scegliere e dedicarsi, quindi ai vari aspetti dell'arte marziale, che sono appunto l'aspetto sportivo, quindi l'area eventi, quello più importante, che è appunto l'aspetto cultura e tradizione, quindi che tratta appunto i progetti formativi sulla cultura e la tradizione dei vari stili. Questa è l'area che, diciamo, è un po' il nostro fiore all'occhiello, perché attraverso quest'area abbiamo strutturato dei project di formazione, cosa che non si era mai fatta in questo tempo, perché ci siamo sempre dedicati più al seminario fine a se stesso col grande personaggio, piuttosto che ad una formazione mirata poi proprio alla pratica più legata alla tradizione. Questo è il secondo settore, quindi la parte agonistica, la parte culturale, giusto? Vedo che hai 5, esatto. Hai 5 aree, giusto? Le altre tre aree quali poi sono? Le altre tre aree sono la formazione
e l'area formazione, dove appunto ci dedichiamo soprattutto a quello che è l'ambito sanitario, amministrativo, piuttosto che quello sportivo manageriale. Quindi si parla di corsi snack, si parla di formazione per dirigenti e tecnici sportivi. Questa è l'area formazione. Poi abbiamo l'area sviluppo e promozione, che è dedicata completamente a quello che è oggi il mondo dell'online, e quindi ci siamo strutturati per cercare di offrire tutta una serie di corsi di formazione sul web marketing, sui social, eccetera. Ecco, oggi purtroppo c'è l'esigenza di avere questa conoscenza. E l'ultima area è quella dell'evoluzione, dove noi abbiamo praticamente inserito lo sviluppo di tutti i nuovi sistemi. Oggi si parla molto di sistemi moderni, sistemi eclettici, e quindi quella è l'area dove uno può praticamente sviluppare le sue idee. Diciamo, l'idea è quella di innovazione ed evoluzione di un sistema. E quindi direi che insomma un progetto ben strutturato, anche perché quando si parla di federazioni sportive purtroppo si parla solo di competizioni e di gare, e tutti questi aspetti vengono un po' meno. È vero, c'è anche la formazione, ma soprattutto l'aspetto tradizionale e culturale ed evolutivo. Il tuo punto di forza, il punto numero due, che diciamo che è su quello che oggi ci batteremo. Giusto? Esatto. Perché esatto. La cultura non ha spazio, non ha vita oggi. Oggi tutti schiacciano Google, pensano di sapere tutto, ma chi ha scritto le cose su Google veramente non le ha sicuramente ponderate. Quindi esatto. Oggi il settore numero due sarà quello che terremo più in evidenza, anche perché spiegare ai nostri lettori tutti i vari stili che compongono il caleidoscopio cinese, li rendiamo veramente, li imbruttiamo se vogliamo. Vorrei dire un piccolo particolare importante. Ho visto che nei collegamenti dei nostri fans, diciamo così, c'è addirittura Jimmy Pape. Jimmy Pape è un grande maestro di jiu-jitsu. Venne alla Pasqua del Budo nel 1978, no? Con la prima squadra di jiu-jitsu inglese, le famose giacche rosse, no? Che sembravano la polizia canadese del Saskatchewan, no? Ecco, per dirti l'idea. E Jimmy si è collegato, non so come mai, non si è mai collegato neppure quando avevamo la trasmissione dedicata a jiu-jitsu. Quindi oggi, Alessandro, puoi mettere una croce a tuo vantaggio. Mi sento onorato, meno male. A tuo vantaggio. Ottimo. Parliamo di cultura. Lo saluto, parliamo lo saluto di cultura, con piacere. Perché è una cosa che noi quando parliamo della Cina dimentichiamo che la Cina era il famoso Katai, ancora oggi i paesi slavi chiamano Kitai, no? La Cina, non la chiamano Cina. Cina è il paese di mezzo, no? Il periodo Cina, eccetera, eccetera. Bene, nel tuo secondo settore, qual è la materia o la disciplina che dà più l'idea della cultura? Ok, noi diciamo attraverso l'area tradizione e cultura ci siamo dedicati ai project, li abbiamo denominati project perché sono progetti proprio formativi e conoscitivi sull'aspetto culturale marziale degli istituti tradizionali, e lo abbiamo fatto praticamente selezionando dei capiscuola che avessero delle caratteristiche ben precise. Quali un lignaggio e una discendenza diretta dal fondatore, e quindi una storia dimostrata chiaramente da un curriculum presentato. Quindi lo abbiamo fatto tra l'altro scegliendo i maestri che abbiamo a disposizione in Italia, e ne voglio citare qualcuno perché sono maestri importanti per farvi capire. Per quanto riguarda lo Shaolin, abbiamo scelto Shi Yanti, che è un monaco Shaolin della 34ª generazione, che vive in Sicilia, in Italia, e quindi è lui che sta ormai già da più di un anno portando avanti questo project sullo Shaolin. Project vuol dire lezioni teoriche sulla cultura tradizionale, quindi si parla di buddismo Chan, si parla di
proprio di Shaolin dalle origini, quindi la storia, le origini, la corrente religiosa che lo praticamente lo accompagna, e quindi poi si parla di programmi ufficiali del Tempio Shaolin. Quindi noi siamo stati molto attenti nello scegliere i maestri che appunto potessero condurre poi una formazione, diciamo ad hoc, fatta seriamente. Lo abbiamo fatto con gli stili di Wudang, con Shu Benli, altro monaco taoista che si sta occupando degli stili interni di Wudang. Lo abbiamo fatto con il Tai Chi, quindi attraverso la scuola di Yan Jun, quindi con i suoi rappresentanti italiani. E lo abbiamo fatto con il Talang, attraverso i maestri rappresentanti di Julian Bao e di altri, Li Kan Wing, che tu sicuramente ricorderai e conoscerai. E lo abbiamo fatto con tutti gli stili, selezionando dei maestri appunto storici che hanno dedicato la loro vita al Kung Fu tradizionale. Quindi questo è il nostro fiore all'occhiello, cioè il project che abbiamo strutturato proprio in tutti gli stili tradizionali. Io ricordo un particolare, quando abbiamo fatto l'enciclopedia delle arti marziali di Samurai, sì, sì. Abbiamo iniziato nell'89, nel 91, e la battaglia era su cercare i vari personaggi, no? E a parte Shin Dai Won, ti ricordi, eccetera, il coreano, no, forte, certo, come un orso, sì, no? Sì, assolutamente. E duro, eccetera. Purtroppo è stato uno dei primi che ci ha lasciato, tra l'altro. Sì. E poi avevamo, sì, avevamo Chan Zuyao, che abbiamo trovato, Zuyao, storico, da Bologna, è venuto a Milano, lui e i suoi figli, eccetera, sì, eccetera. Cioè c'è stato un periodo delle grandi, chiamiamo, dinastie, no? Così iniziali. Sì, sì, sì. E anche noi alla Pasqua del Buddha abbiamo sempre dato grande risalto a questa cosa. Ti ricordi l'operazione Mafelong? No? Ecco, no? Mafelong, sì, che, sì, sì, con il suo... Tissazione, le tecniche di rottura, aveva rotto tutto, sì, sì, aveva, sì, rotto, palma vibrante, in tutti i sensi. Cioè, stando lui saremmo ancora al Paralido, no? No, eravamo al Palazzone di Milano, attenzione, eravamo al Palazzone di Milano, sì, sì, sì. Quindi nel cuore del grande basket, con 12.000 spettatori, una cosa che è irripetibile, sì, 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 in un certo senso. Quindi quando noi parliamo di stili, abbiamo sempre questo problema di caratterizzare lo stile. Per i cinesi lo stile è la famiglia, no? E ti racconto, esatto, racconto, esatto, un piccolo aneddoto su Mafelong. In quel periodo, sì, sì, andavo molto spesso nei ranch in America, nord, in Canada, eccetera, ad accompagnare le mandrie le mie vacanze d'estate. Bene. E avevo preso alcuni furuncoli che passavano da una parte all'altra della gamba, cose strane, venivano operati, ma poi ricominciavano dall'altra parte. E andai a Hong Kong per la Marshall Commission per parlare con Mafelong, fare l'accordo, sì, sì, per la Pasqua del Budo, e accompagnato da un personaggio importante, amico, molto amico, compagno di scuola del maestro Montanari. No? Ah, Montanari, come no, certo. Che è passato, storico, dal Kung, sì, Fu, sì, dal karate al Kung Fu. Ma Kung a parte Fu, questo, sì, piccolo dettaglio, e parlando disse, ma la sua gamba c'è ancora la pus? Dice, no, è finita, perché sono prima di partire, mi sono... No, no, c'è la pus. Bene, in questa casa dove c'era, la casa era la clinica, il luogo di pratica dove si ricevono gli amici, tutto è lo stesso appartamento. Allora si è messo, sì, sì, è tipico, sì, di Hong, sì, Kong, sì, 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 sì. Si è messo a spadellare e mi ha messo una poltiglia sul polpaccio dove c'era questo, sì, sì, questo, sì, piccolo, una pozione, eccetera, e una garza bianca. Si è passata una mezz'ora, bene, aveva ragione lui, e c'era dentro il pus. Poi mi ha detto che mi ha fatto mi ha preparato lui una medicina, eccetera, che per altri 100 anni non avrei avuto problemi. Chiaramente ha detto che aveva preparato in questo Kung Fu, come chiama, Druk Liquid, no? Con le serpenti, addirittura, dice, o addirittura un dente di tigre, no? Cioè,
la fantasia del mondo del Kung Fu è grandissima, ma devo dire che non è più successo niente, quindi tutto sommato ha ragione lui come concetto. Beh, ma no, ma è tipico, diciamo, della cultura marziale cinese l'utilizzo di erbe, no? Anche a Shaolin, proprio ora, proprio adesso, attualmente c'è una clinica proprio che si occupa di medicina tradizionale cinese, dove utilizzano appunto l'erboristeria. Quindi loro veramente riescono a curare con le erbe, quindi può sembrare un po' così fantascientifico, ma invece è molto efficace, molto efficace. Quindi ci credo che hai avuto dei benefici. Un'esperienza personale veramente incredibile. Tornando al gioco tradizionale, una mattina Canton, parlando con il direttore, ero ospite del governo cinese, dicono: ma pratica arti marziali alle 6 del mattino nei giardini di fronte all'hotel Bristol, vecchio albergo inglese, si pratica Tai Chi. Tu vai là e pratichi. Io pensavo che come da noi, al parco, vado lì e pensavo che, non so, ci fosse qualcuno che coordinava. No, ognuno aveva il suo gruppetto. Allora mi sono infilato in un gruppetto. A un certo punto un signore molto anziano, che aveva una barbetta tipo la tua, ma ancora più lunga, no? Eccetera, mi ha preso proprio letteralmente per mano e mi ha condotto, secondo lui, a fare i primi passi. Quindi mi ha dato una lezione di coerenza, no? E soprattutto di simpatia, visto che era un barbaro, no? Arrivato lì in modo così strano. No? Invasivo. Adesso, dato che sei qua, ti facciamo fare qualche cosa. Ma non solo, alla fine mi ha aperto un suo termos e mi ha offerto un tè. Ecco, bene. Ecco, per dirti, fantastico, parlo degli anni 1966, no? Mi hai passato qualche giorno, ma mi è rimasto impresso. No? Io vado lì al mattino, c'era un sacco di gente, anche bambini, no? Ognuno con i suoi gruppi, chi da solo, chi a gruppo, eccetera. E io mi sono infilato in questo gruppetto che, secondo il mio punto di vista, mi sembrava che facessero cose che a mio modesto parere potevo fare, ma sicuramente non era così. Scusa se ti ho tolto la parola. Vai, no, vai pure avanti. Vedi Spartaco, queste sono le esperienze e gli aneddoti di cui noi dovremmo fare tesoro, anche perché questo ci fa capire quanto poi sia la trasmissione molto familiare. Noi purtroppo viviamo sempre questi conflitti tra i gruppi, le sigle di appartenenza, eccetera, e quindi la pratica la viviamo male, quasi sempre, molto molto male. Invece dovremmo imparare proprio, ecco, appunto da queste esperienze, per capire che la pratica, cioè, dovrebbe essere in armonia con tutti, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questa è... sono proprio le cose che ci fanno capire, che ci insegnano. E visto che siamo ancora in tema del coronavirus e che fino al 31 di luglio in teoria siamo bloccati ancora, come diceva la mia povera nonna, lavati spesso le mani, stai lontano dalla gente che non conosci, giusto, e metti la mascherina all'esterno. Adesso, vabbè, la mascherina non c'era, no? Sì. Come vedi tu adesso, dopo questa operazione di 3 mesi, la pratica? Ma guarda, intanto va bene, io non voglio entrare troppo nel merito della situazione, diciamo, politica e sociale del Covid, anche perché io non condivido buona parte delle scelte che sono state fatte. Capisco chiaramente che la pandemia c'è stata e quindi dobbiamo sempre comunque essere pronti e allerta, perché sicuramente potrebbe ahimè ritornare, ma secondo me il mondo sicuramente è il modello di vita è cambiato, o meglio ce lo hanno fatto cambiare, hanno voluto farcelo cambiare, anche perché chiaramente viviamo in un momento di terrorismo psicologico
latente in ogni angolo diciamo, del nostro mondo e questa cosa chiaramente ha subito una trasformazione proprio nella vita di tutti i giorni. Speriamo di essere così forti e così intelligenti da capire che sta passando tutto e che quindi ritorneremo molto presto ad una vita sociale. Io non credo che ci saranno, cioè sicuramente le cose sono cambiate e quindi è un modello di vita che ci fa, diciamo, cambiare atteggiamento. Però poi io sono convinto che i valori e cioè la voglia di comunque di ricominciare a stare insieme, che poi è quello che si confà a noi artisti marziali, vincerà su questo modello che io non condivido. E quindi la pratica ritornerà, è vero che i tempi saranno un po' lunghi, a parte che non abbiamo ancora chiarezza, diciamo, perché non si capisce ancora bene in che modo noi potremmo poi ricominciare, perché ogni volta i decreti cambiano. Ci sono situazioni regionali che cambiano, diverse da regione a regione, quindi chiaramente staremo in finestra per cercare di capire come piano piano riprendere le nostre attività. Noi del Alessandro, Kung Fu tradizionale. hai detto una cosa molto giusta, le regioni, ogni regione fa quello che vuole. Io ritengo che dal mio punto di vista siamo tornati ai tempi dei Guelfi, dei Ghibellini, dei Bianchi e dei Neri, cioè questa nostra Repubblica, Respubblica, cosa di tutti, che non è sicuramente questo da abbinare al tetto romano, assolutamente. Quindi questa Respubblica sicuramente sarebbe da rifondare perché le basi non sono queste. Qui stiamo diventando il sud non vogliono i lombardi, giusto? E i primi erano i Sì, è lombardi che non pazzesco, questa è volevano una quelli del cosa. sud. Cioè Esatto. il Covid sicuramente ha fatto male ai cervelli politici più a quelli Sì. della popolazione. Perché è vero che abbiamo È avuto vero. tanti morti, è vero, ma chiusi in casa, giusto? Adesso abbiamo il problema più grosso qual è? Qual è? L'economia. Abbiamo Certo, distrutto l'economia. certo. L'economia del È chiaro, paese, mentre il chiaro. virus si Sì. guarisce, l'economia la vedo male, c'è gente che ancora aspetta quei pochi maledetti e subito che non è stato, giusto? Che non è. Che non è stato, Sì, è ecco, e vero, quindi vero. come tale il tuo giudizio è molto giusto, cioè, infatti la mia preoccupazione è proprio questa, ammesso e non concesso che a settembre apriamo, giusto? Tu che sei Sì. presidente di un'unione con 10.000 adepti, quindi non è una cosina da sottovalutare, ma Certo. anche se fossero 10.000 o fossero 10, quindi la qualità e la Certo. quantità sono due cose da tenere sempre conto a chi pratica arti marziali, perché il tradizionale non porta i grandi numeri come lo sportivo, è chiaro, no? Esatto, Per lo sport esatto. uno cambia il regolamento, giusto? Beh Da sì, un lo po' sport di per tutti alla gradi in fine. più, un po' di gradi in meno e va avanti, giusto? Questo è un po' il Certo, principio certo. delle cose. Sì. Però la mia preoccupazione, che è anche la tua, teniamo conto che a settembre tutto sia passato, mettiamola così. Cerchiamo di essere, come direbbe Confucio, essere positivi, trasformare le cose negative in cose positive. Sì, Quindi sì. ecco. Come ti muovi a nome della tua unione? Ma guarda, intanto purtroppo siamo costretti a seguire quello che saranno poi i nuovi decreti, quindi chiaramente, come dicevo prima, siamo in finestra e in attesa di capire come dobbiamo comportarci. Però ecco, tra l'altro io voglio far presente una cosa, noi del tradizionale, non abbiamo così bisogno di avere il contatto, cosa invece necessaria per gli sport da combattimento, anche perché la pratica del Kung Fu tradizionale a volte è una pratica interna, quindi si può comunque praticare o attraverso le forme, o attraverso gli esercizi per la salute, o attraverso il Qigong, eccetera, si può comunque continuare a praticare. Quindi noi siamo, diciamo, ripartiti con una, diciamo, con una tranquillità diversa, con una mente diversa.
Ricominciare noi, ecco, da artisti marziali dobbiamo non mollare, cioè ricominciare credendo che non sia tutto perduto, che questo purtroppo è quello che tentano io secondo me c'è in atto una manipolazione di elementi per cercare di appunto fare terrorismo psicologico. Noi siamo forti, abbiamo non a caso abbiamo un'unione del corpo e della mente, siamo talmente forgiati che sicuramente affronteremo questa situazione in maniera diversa, con una testa diversa. Quindi io mi porrei in maniera molto positiva, mettendo da parte quello che è stata l'esperienza brutta, negativa, traumatica, volterei pagina e ricomincerei la pratica sana delle arti marziali, Spartaco. Questo per me è l'atteggiamento proprio che deve essere così, positivo. Io condivido il tuo pensiero. Diciamo che se noi prendiamo ad esempio gli anni 60, gli anni 70, si parlava dell'arte millenaria, cioè questa ventata di poca conoscenza, eccetera. Poi vennero gli anni bui del Kung Fu, gli anni 70 e 80, giusto? E poi finalmente c'è stata la scoperta, a parte dei personaggi, ma di un grande mondo che si apriva, cioè la Cina allora era chiusa, quindi quello che arrivava erano tutte o fantasie o immaginazioni. Poi quando si era aperta, piano piano, i piccoli passi, come diceva Confucio, il lungo cammino parte dal primo passo, e quindi il primo passo era aver voglia di conoscerla. Poi chiaramente tutti sono andati a Shaolin, tutti hanno fatto le loro esperienze. E poi mi sembra che tu sei stato uno dei primi, Sì, 66 erano dei se non primi, sì. sbaglio. Ma la cosa grande del Kung Fu è stata l'opera di Bruce Sì, Lee. Io vero. ero ragazzino, mi ricordo che con Chan Su-dao andavamo, no, Chan Su-dao, scusate, con Shin Dai Won, andavamo a vedere Cinda due dita negli occhi, One. una mano per uccidere. Tornavamo gasati, poi ci allenavamo nella palestra di Cesare Barioli, eccetera, eccetera. Sì, Ecco, sì. per darti un'idea di come eravamo fanatici. Eppure Bruce Lee ha dato una grande impronta. Tanto è vero Come che no? negli Stati Uniti non c'era il Kung Fu, non c'era il Kung Fu, c'era il Chinese Karate. Perché la parola Ah, ecco. karate vendeva bene e aveva una grande immagine, quindi c'era il Japanese karate, c'era il Korean karate, il Taekwondo e il Chinese karate. E quindi nelle varie aree di pertinenza cinesi, le varie Chinatown, eccetera, eccetera, Sì. c'erano tutte le scuole, proprio come se fossimo a New York o a Canton, eccetera, eccetera. Non era cambiato niente. Non era cambiato. E anzi, e le famose danze del Draghi, no? E il famoso giochino di andare a rubare la scritta del dojo del club dall'altra parte con botte, con botte, sante Tipico di botte, no? Karate Kid. Marziali, no? Ecco, Sì. funzionava. Quindi, e nessuno ci faceva caso, erano cose che succedono solamente in questo ambito. È Vediamo vero, è la vero. terza domanda che Sì. abbiamo. I rapporti con le federazioni Wushu di Roma, come sono? Questa è Ma guarda. una domanda, diciamo così, di prammatica, eh? Sì, Però. certo. Ma guarda, io diciamo, io sono stato un uomo di federazione, un uomo che credeva molto nelle istituzioni e ci credo ancora, perché chiaramente non sono andato via. Perché non credevo nelle istituzioni, ma soprattutto come ho spiegato prima, perché purtroppo nella federazione ufficiale non abbiamo avuto modo di poter portare avanti quello in cui credevamo, quindi questo progetto sul tradizionale. Quindi i rapporti sono rimasti buoni con i maestri e i praticanti, purtroppo non altrettanto buoni con la dirigenza, ma per problemi, diciamo, di divergenze politico-sportive, nel senso noi non ci siamo mai occupati troppo di politica. Io personalmente oggi sono un presidente di un'associazione che promuove lo sviluppo e la cultura del Kung Fu in Italia e non la politica sportiva. Quindi chiaramente
Però ecco, dire che non abbiamo buoni rapporti sarebbe una fesseria, anche perché noi abbiamo degli associati che sono nella federazione ufficiale e collaborano con noi, quindi attivamente. E quindi a volte, anzi, mi dispiace quando qualcuno tenta di fare, diciamo, un po' di burrasca, diciamo, dietro nel dire che non debbono praticare con noi perché c'è la federazione ufficiale. Sappiamo benissimo che oggi c'è libero associazionismo, quindi chiaramente come noi siamo liberi di fare sport e quindi di andare a fare le competizioni nella federazione ufficiale, loro sono liberi di stare con noi e praticare il tradizionale. Quindi sarebbe bello per noi unire le forze per cercare di, come poi del resto mi sembra Spartaco, dimmi se sbaglio, come ha fatto anche la FIGE, che credo abbia un'area tradizionale e un'area sportiva moderna, mi sembra di Ecco, ricordarmi. hai detto di una cosa molto, molto giusta e molto, molto importante. Cioè, mi meraviglio che il presidente della federazione, diciamo, ufficiale del Wushu si chiama Drago, quindi Sì, dovrebbe sì, essere sì. il drago, è una cosa cinese, quindi il drago dovrebbe Certo. portare fortuna a tutti, no? Giusto? L'animale più Esatto. importante della storia cinese, eccetera. È E quindi vero, è dovrebbe vero. Simbolo proprio. aprire a tutti. La FIGMA ha un settore per gli amatori, eccetera, una parte tradizionale, perché è vero che una federazione sportiva vive sulle medaglie che fanno testo, però è anche vero che oggigiorno non è facile crescere un campione. Campioni oggi sono tutte parte integrante delle forze militari. E allora cosa Sì. rimane? Cosa rimane in federazione? Poca gente, se vogliamo, e invece Certo, è proprio l'unione che fa la forza, hai detto bene, cioè è stare assieme, ciascuno nel suo ambito, si possono valorizzare tutte le varie anime che esatto. fanno parte, tant'è vero che anche noi nel nostro, con il Jiu-Jitsu abbiamo fatto i nostri passi per entrare nella federazione, perché mi sembra giusto, se Ok. uno vuole fare una scelta di carattere istituzionale, perché no? Cioè, no, Certo, certo. bisogna che le porte siano aperte per entrare e per uscire, come si suol dire. E quindi bisogna Certo. insistere su questo campo, anche perché, hai detto bene, se la federazione potesse mettere sul tavolo altre 10.000 persone non sarebbe male, sicuramente, No, come assolutamente no, concetto, assolutamente no. anche perché visto che il sogno del Wushu olimpico non è stato neppure portato avanti dai cinesi per le Olimpiadi del 2004, giusto? Ma si presenterà nel 2022 a Dakar Di per i nuovo. giochi olimpici giovanili. Poi staremo a Esatto. vedere, cioè sono giochi olimpici giovanili fino a 17 anni, non si sa a che punto, come, quando e perché. No, Ecco, perché certo. discorso lì. Invece io tornerei ancora, se tu sei d'accordo, al primo punto importante, la Sì. cultura. Perché la cultura cinese, oltre alla tecnica, è proprio impregnata con i discorsi di filosofia. I buddhisti, i taoisti, i confuciani, eccetera, perché tutte queste cose fanno parte di quella, della pratica. Non si può praticare per un cinese senza la conoscenza di certi valori. Ecco. Certo. Quindi tu come presidente avete anche al vostro interno questa volontà di portare avanti una filosofia? Certo. Assolutamente sì. Tra l'altro colgo l'occasione per fare presente che ci stiamo praticamente organizzando per un percorso formativo proprio sulla cultura e sulla filosofia cinese e ci siamo avvalsi della collaborazione di personaggi importanti che si occuperanno della calligrafia cinese piuttosto che dell'aspetto più filosofico, quindi il Tai Chi unito anche al discorso del taoismo e diciamo quindi delle correnti religiose.
E quindi attraverso questo project noi ci occuperemo prettamente e interamente della cultura e della filosofia cinese. Quindi questo è anche un altro project che lanceremo proprio adesso il 12 settembre, e lo farà la maestra Minhui Lin, che tra l'altro non so se tu la conosci, è la moglie di Stefano Danesi, famoso maestro di Shoubo e Shuaijiao, che si stanno occupando di questo progetto. Quindi molto interessante, che si parla di tutta, diciamo, l'aspetto culturale dei cinque elementi, del Tao, eccetera. Quindi sarà proprio questo, diciamo, il project nuovo che lanceremo il 12 settembre per tutti gli appassionati e gli amanti della cultura cinese. Tra l'altro, a proposito di cultura, abbiamo fatto un accordo anche con Ademate, con Marco Bertona, che sicuramente conoscerai, per quanto riguarda la cerimonia del tè. Sì. Lui ha fatto un gran lavoro, tra l'altro vincitore di questo famoso tè bianco del Verbano, che ha vinto in Cina il campionato del mondo. Con lui siamo appunto, abbiamo strutturato un project per la qualifica di Tea Master, che addirittura lui ha strutturato le qualifiche, diciamo, per diventare cerimoniere o assaggiatore, e quindi pure questo fa parte sempre della cultura. Che poi la cultura cinese veramente non ha confini, nel senso spazia dal Feng Shui alla cerimonia del tè, alle arti olistiche, alle terapie naturali, quindi davvero tanta roba. Esatto, su questo punto, sul discorso del Tao, mi sono permesso di fare un bilanciamento alla famosa virtus romana, no? La forza interiore, quello che noi abbiamo perso, no? Cioè noi abbiamo dimenticato, sì, da dove veniamo, le nostre origini, certo. E quindi la virtus che muoveva le grandi legioni romane, la forza di questi comandanti che piuttosto della sconfitta preferivano il suicidio, perché avevano smarrito la strada, non avevano dato a Roma quello che era il baluardo della vittoria, che era importante. Bella questa cosa, ecco. Sì. Quindi ho fatto anch'io questo tipo di ragionamento sul discorso del Tao, o Tao, e la virtus, la forza. Noi, cioè noi ci siamo diventati tutti un po' orientalisti e abbiamo dimenticato, sì, diciamo, che noi abbiamo dei principi importanti che nessuno insegna. Non ho ancora capito il perché la virtus erano i nonni che insegnavano ai figli, e i figli dei figli insegnavano. Certo. E c'è stato, io ricordo che il mio nonno, che era sindaco del Vo' di Piadena, eccetera, mi insegnava, no, i valori, no, scuola, patria e la chiesa, diceva anche, una cosa importante, sì, sì, diceva, sì, caro Spartaco, un buon comunista anche la domenica va in chiesa. Ecco, per dirti, questo, sì, per, sì, dirti, sì, com'erano gli intendimenti di allora. È, no? Bellissima, ecco, questa cosa. Basterebbe ritornare alle origini, certo, no? Certo. Per quindi capire io, quanta... Io credo che una cosa che penso che farebbe piacere ai genitori di oggi che non insegnano, perché i genitori oggi non, sì, insegnano, sì, la società non insegna, purtroppo. Ci fosse sì la pratica delle arti marziali, ma che non dimenticassero i nostri valori, e che qualcuno li insegnasse. Io quando insegno, ad esempio, spada, insegno anche come si diceva in latino, no? Per usare la daga, perché la katana non è una cosa nostra, ci è arrivata e la usiamo ed è una cosa bellissima, ma noi non dimentichiamo che la daga ha fatto storia, la troviamo in tutte le agenzie di sicurezza, c'è una daga, in tutte le scuole militari c'è una daga, è un simbolo, è un simbolo di grande saggezza, no? come concetto. Quindi io ritengo che questa cosa che voi state mobilitando sia estremamente molto importante. Dal punto di vista delle prossime attività federali, quali, sì, sono? Parlami un po' di settembre. Guarda, noi... che,
mi sembra Di che già a settembre, guarda, settembre noi a fate una cosa grande. settembre noi praticamente c'è questa ripartenza, questa, diciamo, noi abbiamo usato questo slogan, Win Together, cioè vincere insieme, perché ci sarà una rinascita proprio della, diciamo, un ritorno alla pratica. E lo abbiamo fatto con un evento storico, ormai è giunto al 21° anno, che è l'International Martial Arts Day, che è appunto un evento multidisciplinare, sulle arti marziali. E lo faremo il 12 e 13 settembre presso la sede nazionale dell'Unione, che è il Tempio delle Arti Marziali, in una struttura tra l'altro di 5.000 metri quadri, con un parco bellissimo, con degli alberi, delle querce secolari, una piscina stupenda e soprattutto molte aree di pratica. Ci saranno delle aree tematiche suddivise nelle varie discipline, e per l'occasione abbiamo invitato tutti i tecnici dell'Unione per quanto riguarda il Kung Fu tradizionale. Ci sono oltre 50 maestri, ma anche per tutte le altre discipline, quindi ci sarà l'area Japan, l'area Cina, l'area Corea. Abbiamo invitato un po' tutti i rappresentanti più importanti delle varie discipline. Quindi è un evento che io invito tutti a partecipare, perché sarà davvero molto molto partecipato. Tra l'altro tu sarai ospite d'onore, quindi Spartaco, Mi preparati devo per preparare, questa insomma, mi devo preparare, sì, insomma. E questo, prepara la daga pronta. faremo il filo alla Shinken di famiglia Eh sì, per arrivare giù preparati. E bellissimo. mentre noi chiacchieravamo, si è collegato con noi Atanasi. Atanasi, forse te lo ricordi, Sì, Taekwondo, eccetera, eccetera. Taekwondo, Esattamente. Quindi sì, è vero. quando noi parliamo di Corea, Corea non è Sì. altro che quello che chiamiamo una Cina riveduta e corretta. I grandi magistrati come te, giusto? Avevano le guardie del corpo che erano coreane, non cinesi, Coreane. perché così non potevano essere comperate. Ah, Perché, ecco. no, perché non parlando Giusto. cinese, no? Non potevano essere Esatto, non comperate. potevano. Ecco. E in uno di questi libri del magistrato di lui si alzava al mattino molto presto, aveva la barba molto più folta della tua, la legava dietro la testa e con i due coreani praticava o a mani nude o con le armi, eccetera, eccetera. E il concetto qual era? Più noi sudiamo assieme e più ci amalgamiamo. Io devo essere Certo. la mente. E voi siete il corpo, il mio braccio operativo, e quello venivano Esatto. guinzagliati Quindi. nei vari postriboli, eccetera, eccetera, per sentire cosa diceva la gente, che loro capivano il cinese, Ah, ecco. ecco, ma non parlavano il cinese, perché un coreano Ah, capisce, no? ok. Perché la loro calligrafia è fatta a finestra, mentre i cinesi, Sì, ecco, sì. quindi c'è Esatto, il questa, videogramma. ecco, e quindi Sì. E c'è questa, nella loro pratica, marziale, nella loro storia, il rapporto con la Cina è sempre stato un rapporto incredibile. Sì. Dall'invasione, giapponese, Giapponese. del clan Satsuma, la seconda guerra mondiale, eccetera, no? Cioè, c'è tutta una storia, una tematica di un certo tipo, quindi il popolo coreano e il popolo cinese sono molto legati. Qui non guardiamo se è Vero. sud o nord, eccetera, noi parliamo sempre dei popoli, non le barriere politiche, Certo, ecco. certo. Esatto, esatto. Chiaro. Dimmi qualche bella aneddoto quando avete creato l'associazione. Ma guarda, tu pensa, noi praticamente quando la mia intenzione fu quella di uscire dalla federazione ufficiale per creare, appunto, per costruire questo progetto, l'ho fatto praticamente con gli amici della New Martial Hero Magazine, Andrea Brighi, non so se tu hai avuto modo di Sì. conoscerli, ma sicuramente, della rivista New Martial Hero, che tra l'altro non esiste più, mi dispiace molto, perché era una rivista dedicata al Kung Fu tradizionale, e proprio con loro ci fu questa promessa, no? Ok, io esco dalla federazione ufficiale, se voi insieme a me in un viaggio a Hong Kong
ci mettiamo seduti in una tavola rotonda e fondiamo per la prima volta in Italia questa unione del Kung Fu nazionale. E loro mi hanno dato praticamente la loro parola e dice: ok, facciamo questo viaggio insieme e fondiamo l'unione. E questo lo ricordo veramente con grande emozione, perché proprio a Hong Kong abbiamo fondato la prima organizzazione, che all'inizio si chiamava World Traditional Kung Fu Federation. Poi purtroppo il CONI giustamente mi ha informato che non poteva chiamarsi federazione, e da World Traditional Kung Fu Federation nacque praticamente l'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale. E da quel momento in poi, inseparabili amici, e abbiamo, diciamo, continuato in questo percorso fantastico all'insegna, diciamo, del tradizionale. La cosa bella è che siamo uniti davvero da quello che è l'amore per l'arte e la passione. Quindi questa cosa ci fa, diciamo, diventare sempre più forti e sempre più uniti. Quindi c'è questa condivisione insieme di questa mission, che poi è quella appunto di condividere e di unificare il Kung Fu in Italia. Quindi questo lo dico con ardore e con passione, perché veramente è la mission che ci porta avanti e che ci farà diventare sempre più uniti. Quindi io mi auguro che le persone possano avvicinarsi con questa idea, e non quella di appartenere ad una sigla o di O di pensare prendere un di grado in favorire più, qualcosa. un grado in meno, eccetera. Esatto. Ah, ecco, tra l'altro mi riallaccio a questo che dici simpaticamente, Spartaco, perché noi, ecco, siamo l'unica organizzazione di arti marziali che non ha né un responsabile di stile, né una commissione, né nulla. Praticamente ognuno è rappresentante di se stesso e della sua scuola, e condivide le sue esperienze con gli altri. Quindi non esistono gradi, non esistono qualifiche. Cioè, noi ci siamo dati veramente questa regola proprio per evitare tutto quello che poi porta sempre a diciamo, quello che poi, secondo me, ha portato alla Diciamo che rovina delle arti siete marziali. un'associazione di eletti, perché oggigiorno quasi tutti hanno il maestro, il vecchio maestro che è morto, non ha lasciato nessun documento, però ha detto che era un caposcuola e quindi gli spettava il 10° grado. Ecco, È quindi vero, è vero. avete tagliato una grande fetta del mercato come concetto. Come concetto. Assolutamente. È vero. E Sì. tornando alle ultime battute, perché mi fanno segno che il tempo non è galantuomo in questo caso. Ok, ci Le ultime siamo. battute, qual è dei maestri che ti ricordi di più? Chan Su Yao, Shin Dai Wong, oppure il figlio di Ma Felong, il Sifulino, come lo Guarda, chiamavo io, eccetera, piccolo Sifu, il il Sifulino. maestro, ok, diciamo i maestri che ricordo di più con piacere è innanzitutto il mio primo maestro, che è Chu Kenxing, che era il caposcuola dell'Hankyu Pak Toi, uno stile di famiglia. Insegnava presso la famosa Fiamma Yamato di Roma, una palestra storica che tu conoscerai sicuramente. Quindi lo ricordo perché, insomma, è stato il mio primo maestro. Ma la persona che ricordo anche con piacere è proprio Shin Da Wong, che comunque era veramente un guerriero, un maestro che ha dimostrato davvero di essere un guerriero, Cioè, proprio lui l'emblema era del. un ufficiale dell'armata del Comitang, Esatto, quindi aveva avuto esatto. gli alti e i bassi di una carriera, giusto, prima con i sovietici in Cina, poi contro i sovietici, eccetera, poi lui è, insomma, decisamente Un bel po' era il periodo travagliata. dei signori della guerra, quindi era un periodo Sì. molto, anche dal punto di vista marziale, era un periodo molto interessante, perché Sì. A quel periodo gli ufficiali, no, erano dei praticanti di arti marziali, non per l'accademia solo, ma per se stessi, quindi la pratica, Bravo, e quindi esatto. allora erano veramente, cioè erano generali, sì, ma dentro c'era un cuore per la loro Cina, insomma la Cina, il problema dell'invasione, il Manciukuo, eccetera, quindi periodo storico di grande portata. Bene. Sì, Allora, esatto. vediamo il tempo, come siamo? Ci fanno segno, dobbiamo stringere. Allora, prima di. È passato Sì, davvero così è velocissimo, veloce. velocissimo. Esatto, Ma noi ci siamo visti lo scorso anno a Carrara.
Esatto, sì, come no, è vero, la è vero. famosa Siamo rapina dei visti tatami, in occasione del mondiale, sì, che rincorrevamo i sì, tatami da tutte esattamente. le parti, che non si sapeva. Perché i tatami erano nostri, ma comunque va bene. È vero, è vero. Abbiamo Hai cercato ragione. anche lì con lo spirito dell'amicizia e della Marziale pratica, no? dell'amicizia. Da un colpo alla botte e uno al Esatto, cerchio. Io allora ti ringrazio. esatto, Adesso, intanto, i contatti sono molto vicini, accelerati, perché Come ormai no, siamo come all'uscita del numero di settembre con no. Esatto. questo grande inserto. Noi ci vedremo a settembre, il Perfetto. 12-13. 12, 12 e 13 a Roma. Mandami i dettagli, eccetera, Sì, così vedremo ti anche di aspettiamo fare, con e vedremo piacere, di fare una Pasquale. puntata delle nostre prossime 50 puntate dal 1° di settembre sul canale 231, l'ho detto giusto? 231 Well Television, Bene, il canale nazionale. Quindi tutti i bene. martedì con ribattuta il sabato. Quindi non c'ho Ottimo. altro da dire. Ci saremo, ci Diciamo che saremo. l'operazione virus ci ha fatto male, abbiamo messo in ballottaggio una cosa nuova, che mi Esatto, sembra di esatto. tornare ai tempi degli anni del 76, Degli anni belli. quando buttammo fuori Samurai, Banzai, Cintura Nera e chi virà che ne metta. Bene, È chi vero, rimane poi. è vero, è Bene, vero. caro Alessandro, un Sì, abbraccio grande, ottimo. auguri a tutti, Grazie, salutami tutti i tuoi Spartaco. maestri, Omito fo. guai a chi molla Grazie. e andiamo avanti. E ci vediamo Assolutamente. prossimamente su questo schermo. Buon Samurai a Bene. tutti, arrivederci, a presto. Un saluto a tutti.